numero. Buon pomeriggio. Luca Vetrone, sei tornato in forma? Beh, io mi ricordo quando sei uscito dall'isola e avevi perso quanto? 20 kg. 20 kg. È tornato coi capelli corti e con 20 kg in meno. Guarda, in realtà adesso mi sto talmente trattenendo perché sto facendo una dieta che oggi, per dirti, ho mangiato solo 50 grammi di gallette di riso. E basta? Eh sì, perché se mangio molto, per quanto malleno, cresco subito, avendo la genetica, che Dio favorevole mi ha dato sto regalo. Sei tipo The Rock. Alzi due pesi e sei enorme. Purtroppo potrei essere gigante, ma in realtà non posso esserlo. Ok, perché no? Perché sennò non lavorerei su quello che voglio fare. Già così sono molto borderline, lo so, però... Quanti anni ti ci sono voluti per arrivare a questa condizione fisica? Io mi alleno da quando ho 16 o 17 anni. Io a me mi stupì proprio, perché mi ricordo proprio precisamente il cambiamento fisico che hai fatto. Qua all'isola, dici? Dell'isola. Vabbè, sì. Ma che all'isola noi mangiavamo 40 grammi di riso al giorno, tutti i giorni, non mangiavamo niente. Qua tutti i giorni non mangiavamo niente. Io così. Madonna. Questi sono gli ultimi giorni di isola. Però posso dirvi, un'esperienza come l'isola è impagabile. 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 Ne è valsa la pena. Tantissimo, a me mi è piaciuta tantissimo. Quanti sei stato? 64 giorni. Fatto 64 tutto. Giorni in Honduras. In Honduras, no, è stata impagabile. Allora, io sono un amante della natura. La sì. Mattina svegliarti all'alba. Guardavi il sole che saliva, facevi la tua giornatina, cioè era proprio un mood relax. Sei un essere umano proprio al 100%. Eri un Homo sapiens sapiens, proprio non avevi niente. Credimi, bellissimo. Il telefono non mi mancava per niente. Bellissimo. E oltretutto, dopo 8 giorni sono arrivato ad essere... Io la notte non dormivo, ma non perché perché avevo fame, perché ero felice di essere là. Dai. Te lo giuro, guarda, te lo giuro su chi vuoi. Era una roba impressionante. Hai incontrato persone che magari poi ti sei portato anche nel mondo reale. Qualcuno sì, però comunque siamo tutti sparsi. Io adesso mi sono trasferito a Roma. Ok. Qualcuno di Roma la vedo perché la Claudia, per esempio, sta a Roma. Ogni che salutiamo. Ci becchiamo. Gli altri, però, magari con quelli collegato di più, sono magari quelli di Radio DJ, dello Zoo. Sì. Però loro stanno a Miami, stanno a Milano, quindi tra una cosa e un'altra si fa fatica. Ok. Però tra l'altro, comunque, esperienza impagabile. Scusami, la roba dell'isola. Da dove nasce? La roba dell'isola, in che senso? Cioè, l'essere andato all'isola, cioè, era una cosa che hai cercato o è capitato? Ma allora, in realtà a me, casualmente, un anno prima di andare a far l'isola, un anno esatto prima di andare a far l'isola, guardavo l'isola e dicevo, cavolo, vorrei andarla a fare. Ok. E poi dopo, praticamente dopo un anno, mi hanno fatto la proposta, hanno detto, vuoi venire a fare i casting per l'isola? Io ho detto, certo. Quindi hai tipo manifestato per l'universo e alla fine è successo. E tu prima cosa? Respira. Vabbè, allora io prima, diciamo che adesso mi sono laureato magistrale in scienze motorie, anche ho finito la laurea adesso a novembre. Poi comunque ho sempre lavorato un po' anche con discorso social, un po' come personal trainer, un po' come modello e mondo fitness. Sì, io mi ricordo eri personal trainer, sì, proprio sì. Cioè sì, di qui in una palestra, esatto, fissa. Ad oggi seguo qualche ragazzo online e basta per sei il momento. Più freelance tipo, sì. Okay. Però adesso sto a Roma, come ben sai, che sto studiando cinema, sì. Ho dei progetti, quindi ho dei bei progetti in cantiere anche sul mondo cinema. Ambito cinema, ma sì. Produzione o attoriali? No, attore. Io quello voglio fare, quindi è il tuo sogno. È il mio sogno e spero di arrivare lì, insomma. Ok. Quando hai cominciato? Proprio all'inizio? Ha iniziato il periodo quarantena, è stato conosciuto. Ok. Se tu potessi tornare indietro da quel Luca, sì. Cosa gli diresti? Gli direi che alcune volte ha cercato di mollare, perché okay. Magari vuoi non vuoi le critiche ti arrivano, perché ti arrivano quando ti esponi. Però quello che
gli andrei a dire di non mollare proprio un centimetro, proprio zero, andare per dritto, crederci, e se sono arrivato dove sono arrivato è perché ci ho creduto e ci sto credendo, quindi a piccoli passi si arriva dove si vuole. La stessa cosa come a livello del fisico, ragazzi, cioè tu vuoi un fisico bello, ti devi fare il culo. Vuoi arrivare a un certo obiettivo, ti devi fare il culo, cioè non ci sono, non ci sono santi, non ci sono scuse, non c'è pay to win, c'è non niente, un cazzo, cioè non nessuno ti dà a gratis qualcosa, niente, o te lo meriti o ti fai un mazzo così. Io il primo anno per fare l'accademia a Roma ho fatto 4 lavori di fila, cioè andavo a portare le pizze, gli hamburger, lavoravo nei locali, lavoravo come personal, più studiavo. Non hai mai... No, mai. E poi invece devo farti la mia domanda di rito, che ormai è l'esperienza o la situazione più particolare che questa tua vita, questa tua carriera ti ha permesso di vivere. Ma io direi l'isola. Ma guarda, riferito anche sempre un po' all'isola, perché per quanto possa io essere conosciuto sui social, arrivare all'isola ed arrivarci e fare un percorso dove è stato comunque difficile, perché per quanto possa essere difficile, per me è stato bellissimo, però arrivare da zero, perché tu parti a livello televisivo zero, non sei tra virgolette nessuno, arrivare ad essere, a giocarti la vittoria di un programma televisivo con un grande della storia, Mazzoli, cioè contro lui, dici, capito? In percentuale, sì. Quanto Luca pre-isola è rimasto nel Luca di oggi? Quanto Luca pre-isola? Cioè, immagine Luca pre-isola, va all'isola. Quanto è rimasto lì e quanto è tornato in Italia? Cioè, quanto è cambiato? Allora, sicuramente in determinate cose, in determinati ragionamenti, in determinate anche associazioni anche che possono essere alimentari, quindi sul discorso cibo, lì sono rimasto abbastanza legato, perché lì non avevi niente, quindi ad oggi magari cerco di... noi siamo, mangiamo, lasciamo il cibo, siamo un po' spreconi, tra virgolette. Però diciamo che sul discorso cibo sto molto più attento, però a livello invece di personalità, di carattere, sta roba qui, sicuramente sono uscito con maggior credibilità in me, quello sicuramente. Ok. Basta. Questa ride? No, perché la chat sta scrivendo da un'ora, Marta sta cercando come diventare un divano. Sì. Asciuga il sudore sulla fronte di Marta. Marta vive il sogno. Marta, vieni qui. Oh, aspetta. No, raga, dai, cosa dico? Allora vai Marta, si sta sciogliendo. Marta, allora, com'è avere Luca Vetrone seduto a fianco? Con il braccio sulla spalla addirittura, vai. Feelings. Dai un feeling per i ragazzi a casa che... Il problema è che non so quante donne ci siano in live. Vabbè, però... dai un feeling per tutte le donne che sognerebbero di essere te. Ragazzi. Non parlo. No, parli invece. Di. Dai. No, devi proprio parlare. Ma che cosa devo dire? Marta, ti invidio tantissima. Tra parentesi, ho la barba e il ciolone. Vabbè, brother, è stato un piacere come sempre. A dopo. Ciao, Lu. Grazie a te. Grazie mille.